Benvenuti e benvenute, sono Green Banship, proseguiamo con PewDiePie's Tuber Simulator. Siamo al quarto episodio. Allora, riscattiamo intanto le ricompense giornaliere che sono sempre molto gradite. Ok, è arrivato anche un pacco, non mi ricordo cosa avevamo ordinato, la lampada. Sì, la lampada, perfetto, allora la mettiamo già sulla scrivania. E sapete cosa vi dico oggi? Proviamo anche a passare al livello 4. Come tuber e vediamo di comprare anche qualche cosa di nuovo che ci faccia ottenere più visualizzazioni. Allora, intanto giriamo un nuovo video. Così facciamo il primo. Via. Ok, adesso io direi di dare uno sguardo. Che cosa ho fatto? Ah, ok, ho estratto il menu. Va bene, allora direi di dare uno sguardo al negozio. Anche la pianola, qualcosa per la musica servirebbe. Beh, sentite, facciamo una cosa alla volta. Il NES lo avevamo preso. Direi che prendiamo il pesce per il metal e la trappola per topi per i video sulle risate, sulla comicità. Allora, prendiamo il pesce, sì, prendiamo il pesce. 11 minuti. È un bel tempo d'attesa. Cavoli, allora c'è Puggle per fortuna. Vediamo che cosa c'è nelle ciotole prima di tutto. Allora si moltiplica solo il tempo. Proviamo, dai. E opla. Ok. Ok. Dai, c'entra una ciotola, ti prego. Perfetto, c'è entrato quella. Lo moltiplica per 3. E infatti 1 minuto e 3 secondi, bene. Ci ha fatto risparmiare più di un minuto. Allora qui sotto cosa c'è? Solo moltiplicatori. Ok. Allora proviamo. Dai. Niente. Avremmo fatto 10 secondi. 12. Vabbè. Non ci aiuta un granché. Comunque riproviamo. Ci sono i verdoni. C'è una ciotola con 3 verdoni. Che mi fanno gola. Proprio. Dai, dai, dai. No. Ok, è rimbalzato fuori. Peccato, cavoli. Ci avrebbe fatto veramente comodo. Abbiamo completato anche un video. Aspettate che riscattiamo tutto. Ok, adesso non ci sono argomenti di tendenza, quindi facciamo il primo. Nachos sulla scala del pH. Tanto, come vedete, sono diventato bravo a intercettare le aquile. Non è che se alzo la testa c'è un'aquila che passa sopra di me che mi lascia le visualizzazioni, vero? Sarebbe veramente fantastico, una cosa comodissima. Opla, ce n'era un'altra. Ottimo, 75 visualizzazioni. Bene. Allora, controlliamo qui sotto. Solo moltiplicatori. Quindi lasciamo cadere il nostro cane. E siamo riusciti a centrare lo spazio che c'è fra le due ciotole, neanche riprovando 20 volte. Ok. Cioè, ragazzi, io lo so che a volte mentre sto facendo altro si sente il verso dell'aquila che passa sopra di noi. Abbiamo centrato il per 3. 57 secondi, magnifico. Dicevo, lo so che a volte si sente il suono dell'aquila che passa mentre stiamo facendo qualcos'altro. Però non è possibile riuscire a centrarle tutte. Quindi alcune le dovremo sacrificare per fare altro. Intanto io direi abbiamo 12 cerebroidi, potenziamo le visualizzazioni. Perfetto. Ah, adesso che vedo, siamo a 2457 follower. A 2500 possiamo sbloccare un perk dell'albero della conoscenza. Quindi oggi raggiungeremo anche questo obiettivo. Beh sì, dai, genereremo più visualizzazioni rispetto a prima, sicuramente. Cioè, si vede che i potenziamenti che abbiamo sbloccato piano piano stanno facendo effetto. Direi bene, dai, mancano ancora 4 minuti per il pesce. Cosa facciamo?
Beh, intercettiamo le aquile che... Oh, 25 visualizzazioni. Ok, siamo a 2507, in teoria. Abbiamo sbloccato. Sì, vedete che è scomparso il numero dei follower dal primo perk perfezionista, ma è ancora bloccato. Allora, ci vuole di più a girare i video, ma questi generano più visualizzazioni. Completa la conoscenza precedente e raggiungi 2500 subscriber. Per sbloccare, allora noi 2500 follower li abbiamo, ma mancano ancora, dobbiamo ancora potenziare alcune volte il perk precedente. Quindi dovremo anche puntare come si dice, a raccogliere cerebroidi. Ci sono due verdoni, allora proviamo. Proviamo a prenderli. Mi sa che non li prendiamo proprio però, perché no? Aspetta, aspetta, forse sì. Dai, dai, dai. No, cavoli. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ma dubito, non capita. Infatti ci sono solo moltiplicatori. Ok, allora. Adesso magari invece centriamo la ciotola adesso che non è un... Infatti, vedi, 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 io lo sapevo, però almeno 42 secondi li abbiamo risparmiati. Era meglio centrare la ciotola di prima e lasciar perdere questa. Allora, abbiamo come tendenza videogiochi, quindi facciamo un video sui videogame, giusto per essere coerenti. Ok, adesso io pensavo alla trappola per topi oppure al micio, perché ci servirebbe anche qualche cosa che, come si dice, che ci fa aumentare le visualizzazioni nei video sugli animali. E ovviamente anche sulle piante, perché ci manca anche qualcosa per i video sulle piante. Quindi nelle prossime puntate, se non anche in questa, spero, abbiamo centrato un per due. Ok, non serviva un granché perché mancava un secondo, comunque. È arrivato il nostro pesce puzzolente. Perfetto. Faremo più visualizzazioni sui video metal. E abbiamo anche completato una missione. Vediamo cosa abbiamo completato. Incrementa il livello di un tema una volta. Ah, ok. Va benissimo. E cosa stavo dicendo? Ecco, sì, dobbiamo arrivare anche al livello 4 e ci siamo come tuber e ci stiamo avvicinando. Allora, tema principale, casa e videogame, usiamo questo della casa. Ok, allora abbiamo pubblica 5 video. Missione compiuta, meglio, bene. Acquista 5 oggetti di tendenza, siamo a 2, e sentite, acquistiamo la trappola, 10 minuti però, 11 quasi, vabbè, mettiamola qui, bisogna recuperare spazio in qualche modo, mettiamo nell'angolino dai, abbiamo Puggle per fortuna, possiamo sfruttarlo. Allora dai, proviamo Puggle. Aspettate un attimo che controllo una cosa, però prima per la casa ci sarebbe il cuscino e per lo sport di livello 3 la borraccia. E manca anche quello sui trucchi. Ovviamente anche la musica. La musica sarebbe bello avere un angolino con qualche strumento. Allora, simulatore di lavoro, simulatore di incidenti lavorativi. Interessante, cioè va bene, comunque va bene così. Allora, incrementiamo di una volta il potenziamento delle visualizzazioni. Ok, siamo a 7, quindi dobbiamo potenziarlo altre 3 volte. Non sarà facile, cioè non sarà facile, ci vorrà un po' di tempo. Però secondo me, ed è un ragionamento che faccio io, se ci arriva il pesciolino, scusatemi il pesciolino, se ci arriva la trappola per topi, in teoria, come tuber, avanziamo a livello 4.
perché vedo che ci manca veramente, veramente poco. Quindi poi sbloccheremo anche nuovi oggetti da acquistare, che costeranno un botto, sono sicuro costeranno un botto. Dai, facciamo una cosa per volta, cerchiamo di ottenere la trappola per topi intanto. Allora, qui non ci sono verdoni, ci sono solo moltiplicatori. Allora, cerchiamo di risparmiare un po' di tempo almeno. No, niente, come non detto. 13 secondi. Dai, riproviamo. Vediamo cosa c'è sotto. Moltiplicatori. Ok. Cioè, abbiamo saltato entrambe le ciotole. Va bene. 22 secondi. Qui ci sono i verdoni, quindi cerchiamo di acchiappare i verdoni. Sì, perfetto, perfetto. 13 secondi, ma non me ne frega niente. Abbiamo... Quanti ne abbiamo presi? 2 o 3? Beh, vabbè, lo stesso, dopo vediamo. Adesso cerchiamo di risparmiare altro tempo. Comunque i verdoni li abbiamo, quindi siamo a cavallo. Dai, 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 dai. Sì, perfetto, bello, 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 bello. 49 secondi. Ok, 2 verdoni. Va benissimo così. Vuoi ingrandire la tua stanza per 10 verdoni? Allora, intanto no. Cerchiamo di mettere da parte altri verdoni e almeno incrementare le dimensioni della stanza 2 volte. Anche perché non ci stiamo, cioè se continuiamo ad acquistare oggetti, la stanza dovrà diventare molto più spaziosa. Soprattutto voglio cambiare il pavimento e le pareti, perché sembra di essere in una catapecchia. L'avrò ripetuto 100 volte, però è vero, cavolo. E niente, 17 secondi. Solo moltiplicatori, quindi... Dai, niente. Niente da fare, 17 secondi. Anche qui niente verdoni, quindi proviamo a risparmiare un po' di tempo. Niente da fare. C'era andata troppo bene prima con i verdoni, non c'è. Cioè. Ok, allora. Adesso ci conviene fare... piante lovecraftiane. E c'è da aver paura, perché Lovecraft con i suoi racconti su Cthulhu ha fatto la sua bella parte. Allora, mancano 10 secondi e otterremo anche la trappola per i topi. Tre, due, uno, tadan, perfetto. Trappola per topi e ecco qui che saliamo a livello 4. E abbiamo anche 25 cerebroidi. Ottimo. Allora, una cosa alla volta adesso. Intanto aumentiamo le visualizzazioni, potenziamento visualizzazioni. Possiamo farlo anche un'altra volta, sì. Ma adesso per arrivare a livello 10 servono 15 cerebroidi. Ne abbiamo solo 2. Bellissimo, bellissimo. Allora la prossima volta ampliamo le dimensioni della stanza. Adesso invece vediamo nel negozio quali oggetti nuovi possiamo acquistare. Cioè adesso io sapevo che sarebbero costati... molto. Lo sapevo, cioè non c'è niente da fare. Però spero ci siano dei colori diversi almeno
per le pareti e il pavimento, perché ecco, quella puzzerà, se la prendiamo quella puzza di sicuro. Il dischetto da hockey per lo sport. Allora, vediamo. Sì, sì, abbiamo delle pareti nuove. Abbiamo colori per le pareti. Se no, dobbiamo aspettare il livello 5 per vederne altre. Vediamo che colori ci sono. Intanto prendiamo l'aquila, che male non fa. 275. Perfetto, grazie Aquila, ti vogliamo bene. Allora, giriamo un altro video. Cosa stavo dicendo? Ah sì. Aspettate, allora, le pareti. Si può vedere come sono, cioè come viene la stanza, così. Per 5150 questo colore sulle pareti. E l'altro invece, vediamo come viene. Ma non saprei, cioè nel senso, fra questi due sono più orientato sul colore più chiaro, perché l'altro mi sembra un colore un pochino smorto, cioè un po' più triste ma magari ci penso su e poi vediamo. Possiamo colorare le pareti anche la prossima volta, magari eventualmente aspettiamo di raggiungere il livello 5 e vediamo cos'altro si può, anche perché dipende da che pavimento decidiamo di acquistare. E poi anche la pianola e il leggio per lo spartito non sarebbe male. Comunque, ragazzi, direi che per oggi ci possiamo anche fermare qui perché abbiamo fatto un po' di cose. Io vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete. Visitate la mia pagina Facebook e il mio profilo Twitter, trovate il link in descrizione e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!